qui dietro l'angolo. Chi può avere combinato questo disastro? Potrebbe essere stato chiunque. Un dinosauro, un nano, una donna cannone, Schwarzenegger. Eh? Ho trovato questo. Che cosa può significare? Che il ladro ama i gioielli falsi e di cattivo gusto. Potrebbe amare anche Rangling? Perché no, Zed? L'incontro di cui parla quel manifesto è per questa sera. Bene, Aitawa, tu tornerai alla centrale per fare il rapporto e voi altri seguirete me. Stupidi sbirri sempre fra i piedi. È fatta, ragazzi, possiamo andare. E dopo il lavoro un po' di sano svago. Faccia, buttala fuori, fallo a pezzi, prendilo per i capelli, strappagli i peli. Ragazzi, io pensavo che fossimo venuti qui per cercare qualche importante indizio. Infatti, cerchiamo di non avere un'aria sospetta. Dichiaro vincitori di Folco tutta ciccia e Fuji giallo. Signore e signori, ecco a voi l'incontro clou della serata fra la donna più forte del mondo e tre lottatori professionisti. Ah, che sciocchezze, è sempre la solita robaccia. Ed ecco a voi, signore e signori, la donna più forte del mondo, Phoenix Amazonia. Ma è bellissima, questa donna è bellissima. Ho il cuore in gola, io già l'amo. Amazzonia, devo dirtelo, tu sei la donna dei miei sogni. Scusa tanto, zuccherino. Non rilascio mai autografi durante i miei duri incontri. Mi ha chiamato zuccherino, anche lei mi ama. Nessuna novità, ragazzi. Coraggio, torniamo subito alla centrale. A presto, mia adorata, ciao, ciao. Dai dati in nostro possesso, alcuni lottatori risultano implicati in loschi giri malavitosi. Insomma, è probabile che siano loro gli autori di quella rapina. Non ci sono prove, purtroppo. Hai ragione, abbiamo solo questo. Ehi, ieri Amazzonia indossava una corona piena zeppa di quella roba. Ma allora ci siamo, ecco la prova. Eh no, vacci piano, la donna dei miei sogni non può essere una ladra. Ma che cosa dici? Se t'ha rubato anche il cuore. Va bene, allora andrò io alla palestra di Amazzonia e le chiederò se lei è la ladra. Sono pronto a scommettere che dirà di no. Andremo anche io e Sed. Bene, e già che ci siete cercherete di capire se questa pietra è sua. È stata una splendida idea ricoprire i lingotti di vernice. Mascherati da pici saranno più facili da smerciare. Sono contenta di vederti soddisfatto. Ehi, ma che succede? Dico sul serio, devi mettere i baffi, altrimenti Amazzonia ti riconoscerà. Oh no, di nuovo quei maledetti ficcanaso. Scusami ora, ma ho un paio di poliziotti da massacrare. Che cosa le dirò adesso? Le parole ti verranno da sole. Oh. Allora, bel simpaticone, che cosa posso fare per te? Traduzione passo di te. Dolce, ma se vuoi essere mio amico, dovrai mettere un po' di muscoli in questa ciccia. Iniziamo con un esercizio facile facile. Oh, come mi dispiace. Forse 400 kg erano troppi per iniziare. Intanto diamo un'occhiata in giro.
arrivando qualcuno. E così voi due flaccidi vorreste dimagrire. Oh no! Ammazzonia, tu... tu non commetteresti mai e poi mai un crimine orrendo come una rapina, non è vero? Oh, ma certo che no, Zucchero. Tesoro, dietro questa montagna di muscoli nascondo un cuore d'oro. Ragazzi, quella donna mi metterà il tappeto. È svenuto bene, per un po' non mi darà più fastidio. L'asta che ti dicevo è per le 7. Portami quella statua d'oro di Apollo e ti darò $1,000,000. La porta della camera di sicurezza è blindata. Non riuscirò mai a sfondarla. È fatta di acciaio, neanche io potrò farci niente. Non hai bisogno di sfondarla. Ti darò un decodificatore ad onde medie per aprirla automaticamente. Potrei ritirarlo dal mio uomo di fiducia, Clancy. E ricorda che il decodificatore è nascosto in una torta al cioccolato con sopra una ciliegina rossa. Dovrai essere lì per le 5, sii puntuale. Amazzonia, abbiamo sistemato gli altri piedi piatti. Siamo cotti! Bene, ragazzi, ora vestiamoci per il match del pomeriggio. Faremo una puntatina al Palazzo dello Sport prima di andare al lavoro. Aprite questa pentola a pressione! Oh, non ne posso più! Mi sciolgo! Che roba! La ginnastica non è fatta per me. Era ora sui Chuck. Mi si è ristretta la maglietta. Dov'è la donna dei miei sogni? Non si sarà offesa perché l'ho chiamata ladra. Devo trovarla subito per chiederle scusa. No, sui Chuck, aspetta! Piedi piatti alle calcagna. Accelera, Bifolco. Fra poco più di 5 minuti la pasticceria di Clancy sarà chiusa. Tesoro, aspettami! Oh, amore mio, ora che ti ho ritrovata sono uno sbirro felice. Sei uno sbirro spacciato. Oh no, fine della corsa. Amazzonia, abbiamo bucato. Colpa tua, piccoletto. È vero, scusami. Posso fare qualcosa per rimediare a questo increscioso incidente? Sì, ci sono molti modi per arrivare al cuore di una ragazza. Posso insegnartene uno, Zuccherino? Sono tutto orecchi. Dimmi che cosa devo fare. Oh, le ragazze come me amano i regali. Perché non mi porti una torta al cioccolato con sopra una ciliegina? Da Clancy ne fanno di buonissime. Un yum. La vado a prendere subito. Portala alla palestra, io ti aspetterò là. Sono nelle tue mani, Zuccherino mio. Ehi, ma perché dobbiamo fidarci di quel piedi piatti? È l'unica possibilità che ci resta. Fra 2 minuti la pasticceria sarà chiusa e noi perduti. Oh, il mio cuore fa bim bum bim bam chic chac per la donna di Miss. Ehi, Switchak, dove stai andando? Dobbiamo tornare alla centrale. Tu vai pure, House, ti raggiungerò dopo. Prima devo andare da Clancy. Clancy? La centrale aspetterà. C'è nessuno in casa? L'hanno trasformato in un self-service. In tal caso dovrò arrangiarmi da solo. Ecco la torta. Aiutami, House. Non ci arrivo, è troppo lontana. Oh, 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 si avvicina. Alla presa. No, no, no. La frittata è fatta, come mai faremo a ritrovare quella torta? È questa? Ma peccato, Switchak! Oh,
Ma come si fa? La pietra falsa è l'unica prova che abbiamo. Questo è il piano. Le tre false lottatrici prenderanno Amazonia e la terranno ferma. La distruggeremo, non riuscirà più a muovere un capello. Dopodiché una di voi le prenderà la corona e proverà se la pietra combacia, poi nel caso arresterà Amazonia. È un piano geniale! Tre donne poliziotto contro Amazonia. Galan, Ux e la terza? La terza sarai tu, ovviamente travestito da donna. No, Aus, aspetta, è lei! Visto che l'abbiamo trovata? Switchak, che dove vai? Aspettami! Maoni ad Aus! Che succede? Parti subito per il palasport e porta con te l'unico indizio. Ricevuto, Maoni! Signore e signori, l'incontro clou di stasera vedrà Phoenix Amazonia, la donna più forte del mondo, contro le tre donne più perfide e cattive del mondo, Mary, Joe e Shirley, altrimenti note come le tre giovani marmotte di Kansas City! La distruggeremo, la ridurremo in pezzi! Sì, le faremo vedere i sorcetti verdi! Ecco la pietra. Adesso fatevi onore, figliole. La tengo! La mollo! Lei! Forza, muoviamoci! Scusate, dovremmo passare. Voi non siete giovani marmotte, voi siete poliziotte. Proprio così, donna! Non mi avrete mai, maledette ficcanaso! Pagherete per aver osato intralciare i piani della grande Amazzonia. Oserei dire che il piano è fallito? Bene, ora non mi resta che andare all'appuntamento con il mio amato zuccherino. Ciao, ciao, piedi piatti cari. Aitawa, liberaci! Con permesso, sono un poliziotto. Non temere, Moon, la seguirò in capo al mondo! Oh, come mi piace questo lavoro! Detesto la brillantina, non funziona mai sui miei capelli, ecco. Ecco, forse... Ma che... Zuccherino, sei qui? E lei? Arrivo, tesoro! La torta al cioccolato, l'ho trovata, sai? Grandi! Nanerottolo buono a nulla. Parti, bifolco. In quella torta c'era il mio decodificatore e tu l'hai distrutto. Come hai potuto? È stata colpa del gradino, non mia. Questo vuol dire che fra noi è tutto finito. Ho capito bene? No, hai capito male. È finita per te, zuccherino. Perché ora non potrò più rubare quella statua. Rubare? Ma allora tu sei davvero una ladra? Mi dispiace, Amazonia, dovrò arrestarti. Dubito che tu sia in grado di farlo, Quattr'occhi. Vuoi che te lo dimostri? Il decodificatore funziona ancora. Bene, posso entrare in azione. La statua d'oro di Apollo può essere ancora mia. No! Innesta la quarta, bifolco. Destinazione Park Tower Hotel, presto! Sento Maoni, dirigetevi al Park Tower Hotel, fate presto! Oh,
sta male il mio povero chihuahua. Dove credi di andare? Sono un poliziotto e io sono Sherlock Holmes. Davvero? Allora mi faresti l'autografo? Sono andati da quella parte! Zed, Hux, sorvegliate l'uscita. Visto? Sono o non sono un poliziotto? Mille dollari! Sì, $1,000 per questo meraviglioso braccialetto d'argento che offre di più? Ecco, questa è la camera di sicurezza. Voi rimarrete qui nel caso che arrivino gli sbirri. 2001, Odissea nello spazio. Ah no, scusate, 2001, 2002, 2003, venduto! Ragazzi, qualcosa mi dice che Amazonia è andata da quella parte. Piedi piatti in allivo! No! Ti sgranchiremo le gambe. Il pubblico è stato preso dal panico. Bene, sparerò un colpo in aria. Ha funzionato, si sono calmati. Allora, che cosa avete deciso? Venite voi qui o veniamo noi lì? Ok, Hightower, sbarazzati di loro una volta per tutte e poi occupati di Amazonia. Bene. Facciamo di lui un sol boccone! Ma fammi ridere! Beh, già fatto? Magnolo, l'ho le folte foltissimo male. Ecco la porta blindata. Ed ecco il decodificatore. Dovrai metterti al lavoro, mio piccolo piedi piatti. Furto, sequestro di persone e oltraggio alla divisa. Potresti beccarti 20 anni di che... Funziona, sì, la porta si sta aprendo. Riuscirai a passarla lì? Ah, c'è poco da fare. Le statue d'oro mi commuovono sempre. E pensare che un tempo ci amavamo. Nessuno può trattare in questo modo il mio amico Switchak. Quel tipo non conosce le buone maniere. Ben detto, House. Come starà andando laggiù? Sai, dovresti imparare a controllarti un poco. Mai nessuno al mondo è riuscito a battere Phoenix Amazonia. La vanità non si addice a una lady. Dio, mi ha adorato. Ehi, non è leale. In amore come in polizia tutto è permesso. Giusto. Metteremo in vendita la tua palestra, escluso l'oro camuffato da pesi. Siamo volpini noi. Già, e i soldi che ricaveremo andranno in beneficenza. Mi spiace solo per te, Switchak, e per il tuo cuore infranto. Non importa, Moni, sai, ho deciso di chiudere con le ragazze. Oh! Madame? Ah, Switchak! Ah, è già l'abitudine.